Benvenuti in questo video, io sono Johnny95 e questo è God of War. Allora, ci eravamo lasciati in questo punto qua, no? E adesso andiamo avanti, mentre vi dico che comunque vi registro 50 minuti, un'ora e 50 minuti. Adesso vedo come riesco a fermare i progressi del mondo, della storia. Perché magari ci vorrà più tempo, ci vorrà meno tempo, però cercherò di quadrarli. Lo sapevo che se passavo di qua lui si alterava. Io vorrei distruggere quello lì. Aia, m'ha preso in pieno. Dai però. Devo distruggere prima quello grosso. Aia. Quello grosso devo distruggere. E me l'ha tirato addosso. Quello grosso è un po' fastidioso. Mi ha tolto un bel po' di vita. Aia. Guarda, mi becca comunque. Ok, quello è morto. Ora devo eliminare quello grosso. Devo schivarlo dopo. Devo aspettare a schivare. Mi tira questi sassi, io devo aspettare a schivare. Aspetta. Ok. Fuoco è una roccia, che fuoco è? Atreus non sa cosa dire, quindi dice cose a caso. O dice la cosa principale, non so. Ehi. Vai, vado, vado. Ok. Cercherò di fare presto. Come sempre. Vai, muori. 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 Un altro pugno e l'abbiamo sistemato. Ora colpiamo questi. Ah, questi esplodono. Vai. Morti. Perfetto. Bonus di rabbia 3. Hai del potenziale, ragazzo. Prendi questo. Prendi questo. Perfetto. Ora, per andare avanti, allora, lì si va avanti. Quindi devo tirare giù quello. Ok, perfetto. Lì si va avanti. Qua invece c'è una cosa da prendere, quindi devo andare di qua. E prendiamo la roba e poi dopo. Dopo andiamo dall'altra parte. Qua dovrebbe esserci un nemico. O due nemici. Uno o due. No, non ci sono nemici. Io pensavo ci fossero nemici. Ok. Beh, in effetti è un po' stretto per trovare un nemico qua, eh. Però pensavo, sì. Era una mia idea. È da un po' che comunque non arrivo a questo punto della storia, quindi non mi ricordo esattamente tutto, però mi ricordo molte cose perché l'ho già completato in difficoltà facile. E adesso lo sto facendo in difficoltà difficile. Normale, volevo dire. Qua non si può passare. Andiamo qua sopra. Andiamo qua sopra. Un topo. Colpisci con la freccia qua. Perfetto. Qui c'è da colpire questo.
Fammi raccogliere sta roba. Pugno. Ok. Sì, ma da qua si va avanti. Sapete che non lo so. Sapete che... Ma non lo so, sai? Fammi andare dall'altra parte, perché prima voglio vedere. Perché non mi ricordo esattamente dove dovevo passare, cosa dovevo fare. Qui c'è... C'è questi da tirare giù. Questo qua e questo qua. Quello là come faccio a prenderlo? Ah, quando vado giù. Quando vado giù passo di lì e lo prendo. Qui quando, come, perché? Io devo andare dall'altra parte. Vai. Perfetto. Sicuramente con questa registrazione finiremo... Finiremo di esplorare questa zona e poi andremo avanti. Qua devo colpire. C'è un forziere, che non mi ricordo se l'ho preso io questo. Ma secondo me sì, l'avevo visto. L'avevo visto secondo me. Torniamo su, andiamo dall'altra parte. No! Andiamo di qua, che dovrebbe esserci qualcosa da raccogliere. Ecco, perfetto, vai, prendi. Va bene, passiamo di là. Passiamo di là e andiamo qua giù. Qui c'è un pezzo di furia. Esamina la nave dei predoni. Va bene. Qua devo tirare giù questo. Ah là, ok. Non capivo. Vai, corri, 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 corri. Vai, scendi giù. Questo è il figlio. Il figlio dello spirito. Come lo sa? Il sigillo è come quello sulla daga nella schiena del Papa. Si è difeso bene, ma non è bastato. Lo hanno tradito. Tradimento porta tradimento. Per me l'assassinio di suo padre non è stato visto di buon occhio dagli altri. Pensava di poterli guidare. Gli è costato la vita. Credo di sì. Guarda, ragazzo, ai suoi piedi. La cote. Sì, l'hanno usata per spaccargli la faccia. Davvero? Vai, eccolo. Wow! Che cavolo. No, ma quello sopra no. Ah, l'ha ucciso. Meno male. No, 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 no. No. Ah, io volevo correre. Ma, sì, vabbè, ti lancio come un siluro. Cioè, allora, o lo dici o lo fai apposta. No. Cavolo. Aia.
Ma questo non mi posso neanche parare da questo. Colpisci Atreus che ti sta facendo del male. È un problema però, perché io ho perso un bel po' di vita. Aiuto. Oddio. Wow. Ok, armatura spaccata. Perfetto, vai. Uccidilo. 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 Vai. È andato. Ho perso un sacco di vita però, Guardate le tempi distrutti. Talismano. Antica reliquia di L, ritenuta troppo potente per stare integra. Fu suddivisa in vari frammenti, ora sparsi per il regno. Vabbè, usiamolo, dai. Non so cosa faccia però. Aumenta la difesa forse. Mi aumenta la difesa. Non lo so, spero qua. Preferisco usare questo, secondo me, piuttosto che quello epico. Ci penseremo su. Priorità, se non riluce e non si può mangiare né bere, è meglio usarla come oggetto contro un tempo. Va bene. Colpisci quello. Vai, vai dentro. Tirami sulla leva. Tira sulla leva. La leva. Bravo Atreus. Tira su. Perfetto, vai. Tira la leva e possiamo aprire questo. Argento, acciaio. Sì. Sì. Prendiamo questo. Che cosa c'è? C'è niente qui. Andiamo di qua e andiamo sotto. No. Incubi. Due in un colpo solo li ho colpiti, eh. Incredibile. Vai, corri, 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 corri. Vai, andiamo qua dentro. Questo lo puoi prendere? Cosa stai facendo, Atreus? Cosa fa? Cosa fa? Questo. Voglio che prendi questo. Sono pronto. Non riesco a prenderlo. Boh, non lo so. Ah, forse perché c'è ancora un nemico. Forse per questo che non riesco a prenderlo. Ah, ecco, infatti mi sembrava strano. Ok, ora dovrebbe essere a posto, no? Ok, ora me lo fa prendere. Infatti non capivo perché, cioè, scusa, io schiaccio il tasto e non funziona. Oggetto degli danni incantesimi. Incantesimo che aumenta la fortuna di 13. Fa vedere la mappa. Non lo so dove sia. Forse vicino ai rematori. Forse lì. Se me lo ricordo ci vado. Se no, amen e pazienza all'anima sua. Qui cosa c'è?
Colpisci quello. Ah, c'è un forziere, ok. Allora, colpisce quello. Perfetto. Passiamo di là. Prendi questo da per terra. Prendiamo anche questa roba qua. Questa roba qua, perfetto. Così abbiamo tutto. E ora colpisci quello. Tiriamo su questo. Ok. Vai. Raccogli questo. Cos'era? C'è una pergamena. Apparteneva al figlio. Ah, ok. È una storia infinita. Padre, perdonami, pieno di rimorsi, mi pente delle mie azioni. Se avesse riflettuto prima di agire, non avrebbe avuto rimorsi, giusto? Sì, forse dovremmo portarla a suo padre, figli, le cose. Qui? Ritorna al deposito di Fafnir. No, devo fare anche quello. Laggiù c'è qualcosa. Prendi questo. Attracchiamo qui. Prendi questo. Qui come si fa andare? Da qui? Ok, vai qua sopra, passa di là, andiamo di qua, raccogliamo questo, vai, rompi questo, vai che andiamo di fretta, eh. Ok, acciaio e squama, non so se mi serviranno, però nel frattempo li abbiamo preso, quindi va bene così. Ah, dobbiamo passare di là? Ok. Questo. Perfetto. Ora andiamo sulla barca. Vai dall'altra parte. Prendi questa roba qua per terra. Ritorna da Sindri. Sindri è qua, quindi siamo già tornati praticamente. Ciao Sindri. Eravamo nel bel mezzo di una storia. Riguardo ai Mir, fuoco e ghiaccio primordiali. Non è che erano l'acqua. Abbiamo trovato le cote. Oh, splendido. Queste macchie sono strane. L'hanno usata per spaccare la faccia a un predone. Oh, splendido. Ecco, per il vostro disturbo. Manico di Ezreal affamato. Visualizza nel menu. Beh, è leggendario, quindi è buono. Da forza, vitalità e fortuna. Probabilità bassa di attivare un vantaggio che ripristina parte della vita dopo ogni colpo ed ascia segno. Sì. Però non fornisce rabbia. Sì. Dà un po' di vita in più. Pomma dell'ascia, ok. Vedo l'ora di provare la nuova cocchetta. Non sembrerà un granché, ma praticamente di magia. Ne serviva un'altra. Stai in un... Ci sputo sopra. Per lubrificarla! Diceva. Non ho più chiesto. Dove devo andare? Ah, di qua. Eravamo nel bel mezzo di una storia, vero? Riguardo ai Mir, fuoco e ghiaccio primordiali crearono l'acqua nel grande vuoto. L'acqua? Ben più dell'acqua. La mistica linfa vitale di qualcosa di nuovo.
Da quest'acqua prese forma Ymir e divenne un essere di pura creazione e caos, madre e padre di ogni cosa che venne dopo. Anche degli Aesir? Sì, ogni dio, uomo e bestia proviene dalla carne di Ymir. Gli Aesir però si ritenevano tanto superiori da avere il diritto di regnare sul resto del creato. Fu Odino che si ribellò al suo creatore e versò il sangue vitale di Ymir con la sua lancia. Un male necessario, sosteneva, per portare ordine tra i re. Dalla carne straziata di Ymir, Odino avrebbe creato per sé il regno di Midgard. Si fece chiamare il padre di tutti, come se fosse lui il creatore e non il suo assassino. Piccolo, avido, despota. Oh, scusa ragazzi, in effetti credo che sia meglio fuori. Aia. Dai, recupera la vita almeno. E... ci sono troppi nemici. È un casino. Ok. Aia. Aia. Non ci riesco. Ci mancava solo questa, niente. Non ci riesco, è troppo difficile. Ci metterò un po' di tempo, però rallenta la speedrun, eh. Quindi ricordatevi che rallenta la speedrun, quindi non sarebbe bello fare sta cosa, anche perché questa cosa non ci serve per la storia, per avanzare nel gioco, quindi potrei anche lasciarlo qua. Ho dovuto eliminare quello là sopra. È difficile. Questa parte tanto non serve per la speedrun, cioè non serve per andare avanti nel gioco, perché mi dà delle cose che non utilizzerei, quindi secondo me possiamo evitarlo. Possiamo evitarlo e andare avanti, perché tanto non ci dà cose utili per il gioco. Naturalmente più avanti ci saranno cose più difficili da affrontare, quindi ci fermeranno un pochino. Però evitiamo di andare qua almeno. Velocizziamo un attimo la storia. Ho guardato comunque che siamo intorno all'episodio 100, se dobbiamo regolarci in base alla difficoltà facile. Perché la difficoltà facile è l'episodio 100, 102, 103. Arriva a questo punto qua. Dovrebbe essere qua, no? Quell'oggetto lì speciale. Quello è il tesoro. Dovrebbe essere qua. No, non è qua. Ma non so dove sia, eh.
Perché non lo trovo, però non mi dispiacerebbe trovarlo, però rallenterei la speedrun. Sì, attacchiamo qui. Ti hanno portata via troppo presto. Anatomia della fiducia non lo facciamo, tanto non ci dà niente. Ah, beh, lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ok. Ok, andiamo. C'è solo lui? No, c'è altra gente, ci sono gli elfi scuri. Gli elfi scuri. È rimasto solo lui. Almeno questo non tira i sassi. Orco stordito, va bene. Vai, un altro pugno. 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 E l'ultimo. E via. Tac. Chiusa. Attento dietro. No. Cavolo, altra gente. Non me l'aspettavo. Altri due elfi scuri. Per fortuna che sono i pezzi di vita. Aia. Sì, però. Se mi colpite sempre, fate le cose brutte. Finalmente. Va bene. Qua c'è da cogliere qualcosa per terra. E ora andiamo sulla barca. Andiamo avanti. Anatomia della fiducia non lo facciamo, perché tanto l'achievement l'ho già sbloccato e non mi dà praticamente niente. Cioè non mi dà niente che mi è utile. Mi serve la roba del viandante, quella sì. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tala, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere umano. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rimbo, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rimtur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì. Nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontana da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai.